ci avete conosciuto qui, su YouTube. Ma per essere liberi, abbiamo costruito una nostra piattaforma, senza censura e controllo. 2 anni di lavoro, 5 tecnici coinvolti ogni giorno, uno staff di 14 persone. Questa è InZion, un posto creato per godere di contenuti video evolutivi selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su InZion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube, immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog, guardare le nostre vignette quotidiane e avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube. InZion, dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buonasera. Questa sera con noi il grande Tommaso Minetti. State con noi. Eccoci raga, buonasera, fosforescente ma comunque sempre in forma per voi questa sera, ancora questa sera con la nostra Ilaria, buonasera, e ci siamo visti la mattina, e ci siamo visti nel briefing, e ci vediamo la sera, Ilaria, per forza non trovi un fidanzato, siamo sempre insieme. Ciao Luca, buonasera a tutti, ti verrò a noia alla fine. Tu mai, in realtà nessuno, tu veramente no, assolutamente, perché sei brillante. Meno male. No, proprio, sei una botta di vita, veramente. Allora, allora Ila tesoro, velocissimamente, così ci colleghiamo con il nostro Tommaso, per favore i corsi, fai soltanto fino a gennaio, per favore, i corsi in corso, vai. Allora, 15 gennaio, Marco Fischetti, astrologia, gestione della relazione di coppia a Frascati. 22 gennaio, Giovanna Garbuio, Oponopono a Udine. E 29 gennaio ci sei tu a Sanremo con Transurfing. Quindi a gennaio facciamo presto. A gennaio? Si fa presto. Sì, infatti, vicinissimo, perché ci stiamo, infatti ci sono pochi corsi, perché ci stiamo coordinando e organizzando per quanto riguarda i webinar, ce ne sono, domani partirà il nostro primo webinar organizzato, ci sono tantissime persone, siamo contentissimi per Massimo Bianchi, ma anche per noi, brevissimo spot, una piccola pillola per ricordare il webinar di Massimo Bianchi, domani alle 17, un bel webinar gratuito tra l'altro, guardate che bello.
Eccoci. Allora, mi raccomando, webinar, prima lezione gratuita, ci sarà l'incontro con Massimo Bianchi assieme alle persone che intendono seguirlo, quindi domani collegamento alle 17.30. Se siete interessati, mandate una mail a luca.nali@enzaion.com così da avere tutte le delucidazioni del caso. Allora, Ila tesoro, prenditi cura dei commenti. Allora, Tommaso, sai, no, il suo genio, la sua arte, no, il fatto di riuscire a farci vedere le cose sempre da un punto di vista estremamente profondo, colorato, artistico. Quindi ci saranno delle domande, sicuramente ti prego di selezionarle, così poi le sottoponiamo al nostro grande Tommaso, va bene? Va benissimo, a dopo. Vai, buttati giù te, tesoro, buon divertimento, a più tardi. Ciao. A dopo. Eccoci, signore, signore e signori, una delle più grandi personalità di questo panorama, di questo scenario, Tommaso Minniti. Buonasera, Tommaso. Ciao Luca, carissimo, tu mi riempi sempre di... No, guarda, allora, a parte il, cioè, i tuoi documentari, no, per quanto possono essere anche sintetici se vuoi, no, però sono stati assolutamente esaustivi. Io tutto quello che poi alla fine ho compreso bene l'ho fatto attraverso la didattica dei tuoi documentari, dalla dissonanza cognitiva alla terra piatta, alle scie chimiche, no, tutto quello che di fatto, quando tu hai fatto un documentario, si sta certi che comunque le cose le spieghi bene. Poi hai una bellissima voce, sei un grandissimo professionista. Sei bravo, non dipendi dal tuo ruolo. Ecco, una cosa, guarda, ti faccio l'ultimo complimento, e questo qui, con questo si chiude, questo è proprio il definitivo. Non dipendi dal ruolo, non dipendi da te stesso, perché la maggior parte degli youtuber si corrompono, perché poi alla fine sono posseduti dal loro ruolo, e allora devono per forza di cose trovare delle notizie, delle informazioni, altrimenti rischiano, sentono l'incombenza, no, del decadimento dell'attenzione, e di conseguenza inizia il processo di corruzione. Questa cosa a te non ti è mai toccato, piuttosto hai scelto la solitudine, ma non ti sei mai corrotto. Questo è un dato di fatto, non è nemmeno un complimento, questo è un dato di fatto, e te ne do veramente atto, sei un grande. Così i legami dal ruolo e anche dai documentari che tu hai citato, così, perché in qualche modo sai che, tra l'altro, sono documentari che continuano, anche oggi me l'hanno chiesti, no? Continuano a chiedermeli magari in privato, e io non ho veramente più i link di queste cose perché non sono più caricati. Ce l'ho io. Ah, ecco, appunto, esatto. No, ma allora scusami, possiamo farli vedere un attimo? Beh, se vuoi far vedere una lista, sì, una... Non ma lo so. Sì, ma velocissimamente, perché ti ricordi, noi ci siamo sentiti, perché alcuni ho dovuto, altrimenti non mi permetto mai, no, le rindirizzo sempre, però in quel caso erano proprio persi, per cui l'ho dovuto caricare in piattaforma. Quindi, ragazzi miei, se volete vedere i contenuti di... Se abbiamo condiviso, sì, eccolo qua. I contenuti di Tommaso Minniti, non c'è cosa più semplice che mettersi qui sulla lente di ingrandimento, scrivere Tommaso Minniti. Ecco qua. Perché adesso io cercherò di negare tutto questo, quindi... No, non c'è problemi. Eccoli qua. E qui ci sono tutti i documentari, anche delle nostre interviste, ma i documentari praticamente di Tommaso Minniti. Eccolo qua. Sai, poi un certo... cielo. Sì? A un certo punto poi, che poi è quello che è successo a me, per cui tu poi magari mi chiedi un titolo mentre io sono in campagna e io te ne do uno come quello di questa sera, e si sente il bisogno quasi, e io facendo una mia analisi interiore, è come se avessi a un certo punto deciso che quasi quasi su certi temi, su certe diciamo, analisi contemporanee, forse è veramente stato meglio... che abbiano vinto i debunker. In qualche modo dobbiamo considerare anche che la vittoria e il campo è dei fact checker. Ed è giusto che alla fin fine la vittoria apparente sarà la loro su quel campo, no? Dobbiamo anche forse deciderci a lasciare il parlato a loro, il deciso a loro. E non è un caso che mi sia allontanato con il mio film documentario Non è un caso Moro, mi sia allontanato anche con qualche, diciamo, ne parlavamo prima in privato, forse mormorio di qualche amico, mi sia volutamente allontanato dall'analisi del contemporaneo, perché l'analisi del contemporaneo è la palude nella quale una persona
con qualche atomo di senno si può impantanare assieme ad un imbecille ed insieme intavolare un dialogo, per cui chi passa lì per caso non sa più chi dei due è l'imbecille e chi dei due è quello che ha un atomo di senno. Per cui diciamo che nel momento in cui io mi sono un po' allontanato e ho deciso che il campo è il loro, in cui quasi quasi informazione e controinformazione non si distinguono più, e forse è giusto così perché entrambe condividono lo stesso campo, diciamo che questo mio film Non è un caso Moro mi lascia sempre più sorpreso, perché partendo da così lontano mi sta permettendo, cosa che non mi avrebbe permesso nessun altro discorso sulla contemporaneità, per esempio di entrare nei cinema, nelle sale cinematografiche, dove alla fine trovi 200 persone, 300 persone che finito il film ti guardano con un sorriso d'amore e d'affetto e sono pronte a un dibattito che di solito dura un'ora, un'ora e mezza, una cosa incredibile. Le scuole, io ho avuto sale di 400 ragazzi a cui ho raccontato una storia lontana da loro, che in teoria dovrebbe essere loro totalmente estranea, ma che invece consente dei ponti che qualsiasi altra storia sull'oggi non mi avrebbe permesso neanche di dire a. Quindi io benedico, diciamo, questa scelta di essermi allontanato un po' da tutto e da tutti, compresa la scelta da cui nasce il titolo di oggi, Slacciatevi dalla vita, che è la scelta di un certo periodo di ritiro, per esempio in campagna, anche se in questo momento sono davanti al Lago Maggiore perché sono in teatro, ogni tanto il mestiere mi richiama e io vado, perché in qualche modo nel momento in cui tu t'accorgi che la macchina è in corsa ad una velocità per me oramai improponibile, e ti rendi conto che per una qualche evento tu sei riuscito a slacciare dei legami, dei ricatti, allora capisci che quella potrebbe già essere una buona strada. Diciamo che poi magari fammi tu delle domande, perché sennò io parto, invece io voglio che sia tu a guidarmi nella tua trasmissione. Allora, guarda, intanto ti dico questa cosa, che per quanto riguarda l'argomento, no? Infatti se ne è parlato in briefing e ti ho detto questo che ti sto dicendo adesso, slacciatevi dalla vita, è praticamente la mia filosofia di vita, tu sai, no? Che pratico il transurfing, comunque lo cerco anche di divulgarlo, no? Nei limiti del possibile, e il transurfing è quello che comunque di fatto mi caratterizza nelle mie scelte proprio di vita, no? E il transurfing asserisce che il miglior modo per gestire, per esempio, la vita, per gestire le cose, è quella di rinunciarvi. Ecco, è un po' la versione, diciamo, universalizzata di quello che diceva Osho in pratica quando asseriva che per vincere, che ne so io, la paura, no, di diventare poveri, basta diventare ricchi, nel senso con la ricchezza, no, tu riesci a risolvere la dipendenza da queste cose qui, no? Ecco. Quindi io credo una cosa, cioè il primo passaggio che ho fatto, poi dimmi anche qual è stata la collaborazione perché mi interessa moltissimo, quando sei venuta a creare questa situazione, ho detto benissimo, sono pronto a morire. E questa cosa qui me la sono detta quando ho avuto la mia prima metamorfosi, quando sono andata a Milano, che ero con una scarpa e una ciabatta, dovevo ricostruirmi completamente una vita per scelta, tra l'altro, non perché la vita mi avesse respinto, perché ho proprio deciso io di cambiarla. E ho iniziato a realizzare le cose quando ho detto benissimo, posso anche fare il barbone, non ci sono problemi, cioè mi sono slacciato dall'ansia di poter ottenere un risultato. Da quel momento lì in poi si è iniziato a realizzare una vita. Quando è successa questa fase qui mi sono detto benissimo, se c'è da morire si muore, però l'orchestrale del Titanic va benissimo, non ci sono problemi, è bello così. Da lì in poi anche lì tutta una serie di risoluzioni che poi mi hanno fatto approfondire ed espandere ulteriormente. Quindi questo è quello che volevi dire tu nel tuo titolo o magari volevi dire un'altra cosa? Sì, ma sai, il mio approccio è sempre di più, vedo, contemplativo e quindi con un filtro che per forza deve essere artistico-narrativo, perché questo è il mio mestiere, quindi io non mi lanto di essere qualcos'altro da quello che sono, cioè qualcuno che racconta, che si prende, diciamo, l'onere, si carica questo piccolo onere di raccontare. Quindi diciamo che, per esempio, per quel che riguarda il film documentario Non è un caso Moro, è in fondo la figura di Aldo Moro che mi ha
veramente guidato, no? In queste ulteriori considerazioni, comprese quelle di in qualche modo slacciarsi da quella che era la mia vita precedente, anche se lo slacciamento avviene poi per questioni molto pratiche, no? Che noi sappiamo bene. E quindi la figura di questo statista morto oramai 45 anni fa, il quale muore in realtà portando, sai come Sisifo che portava il macigno in cima alla montagna, Aldo Moro muore portando un macigno di verità nella sua vita, nelle spalle della sua vita. E quindi c'è sempre questa immagine in me del trattenitore, del concetto di trattenere, no? Moro è stato un trattenitore dei mali che poi sono, diciamo, sfociati in Italia in una inondazione che è quella a cui assistiamo oggi, a volte attoniti, a volte senza neanche capirla. Ma diciamo, questo perché? Perché Moro era un uomo di Stato, uno statista. Allora mi sono chiesto: ma allora noi che siamo dei piccoli uomini, in questo tempo molto più piccolo, il tempo di oggi è un tempo la cui chiave di lettura è l'insignificanza. Siccome ognuno di noi deve avere 15 minuti di celebrità, naturalmente questo sono legati al fatto che ognuno di noi si porta su di sé diciamo, una parte di insignificanza che permette a tutti di essere messi nello stesso piano. Quindi in questo tempo di insignificanza, com'è possibile per noi praticare il trattenimento? Trattenere che cosa? Come Moro trattiene nella storia della sua morte un macigno di verità, che è il macigno di verità che pesa sulla storia della Repubblica Italiana, tant'è vero che non è ancora possibile raccontarlo, perché se fosse possibile raccontarlo, tu avresti visto la serie di Bellocchio, diciamolo pure, su Moro recentemente, che avrebbe dovuto dire delle cose, visto che Bellocchio è un intellettuale di prim'ordine che va in prima serata, che per la seconda volta mastica la vicenda Moro, perché ricordiamo che lui ha fatto un film anni fa che si chiamava Buongiorno Notte, qualcosa di simile. Ok? Quindi, siccome per la seconda volta rumina la materia delitto Moro, ci si aspetta che questa seconda volta ci siano degli elementi, delle briciole di verità che l'intellettuale Bellocchio riesca a trattenere tra le sue mani. Invece questo non è possibile. Quindi è chiaro che Moro porta con sé un macigno di verità. E quindi la nostra parte potrebbe essere forse quella di riuscire a trattenere, non dico il macigno della verità che incombe sulle vite dei nostri nipoti, delle generazioni ultime, ma almeno qualche atomo di verità, qualche briciola di verità. Il concetto è che quando qualche atomo di verità o qualche briciola di verità ci rimane impigliata tra le dita per caso, noi abbiamo due possibilità: con coraggio trattenerla, oppure, se abbiamo un po' meno coraggio e se siamo legati a troppi vincoli, lacci, lacciuoli, ricatti che la società ovviamente in anni e anni di vita ti pone, ti propone, a cui ti lega saldamente, è chiaro che tu queste briciole di verità non sarai in grado di trattenerle, non vorrai trattenerle, perché quelle briciole ti sembreranno pesanti come macigni. E quindi è forse questo lo scopo del titolo, cioè il fatto che non è vero che questo nostro tempo sia senza speranza, è vero al contrario che a ognuno di noi sono date diverse possibilità forse senza profitto, proprio perché il contrario del trattenere è l'intrattenere. E noi sappiamo nell'intrattenimento quanta gente mangia, ruminando intellettualismi inutili, ruminando uno show ignobile che si spaccia sia in televisione che nei teatri, nelle manifestazioni canore, eccetera, eccetera. Ecco, lì c'è l'intrattenimento, cioè la barzelletta continua nello show anche del Parlamento, no? I parlamentari, come tu avrai fatto caso, da qualche decennio devono intrattenere, perché non possono più trattenere la valanga di diciamo, legittimo male a cui l'Italia è indirizzata. Questo ha fatto Aldo Moro. Morto Moro, tutti i politici sono stati avvisati di non permettersi mai più di trattenere tra le loro parole, nella loro dialettica politica,
degli atomi di verità. E quindi è arrivato il profluvio di barzellette, di show, di canzoni, di slogan, di tweet, no? Di tweet, di campagna elettorale fatta a suon di tweet, viva le devianze e quant'altro. Quindi in questo paesaggio, in questo clima, il ruolo del piccolo uomo, del piccolo borghese, del borghese piccolo piccolo, come nel film di Monicelli, non è un ruolo sminuito, al contrario, è un ruolo che invisibilmente può essere di molto potenziato. Cioè ognuno di noi nella propria vita può essere il protagonista di piccole, gigantesche rinunce che naturalmente comportano lo slacciamento. Lo slacciamento da che cosa? Fondamentalmente dal progresso. Io ho una visione del progresso che è totalmente, oramai, probabilmente spirituale, nel senso che l'unica cosa che può progredire nella vita dell'uomo, dalla nascita alla morte, è il quanto male riesce a incamerare e quanto ricatto riesce a portare con sé fino all'ora della morte. Quindi solo questo può progredire nella vita, perché diciamo nella vita anche dell'uomo, nonostante il peccato originale, c'è una sorta di, dopo la rivelazione c'è stato donato la possibilità, anche attraverso il libero arbitrio, del bene. Il bene in qualche modo è originario all'uomo, ma la vita non può che proporre all'uomo i famosi legami, allacciamenti con il compromesso, con tutto ciò che prima o poi diventa ricatto. Naturalmente nel ricatto ci deve essere una prima fase di illusoria, di illusione, nella quale tu ritieni di poter dare così il respiro alle tue attitudini, e poi c'è una seconda fase in cui chi ti ha illuso passa alla cassa, all'incasso, e l'incasso è il tradimento dell'illusione, e quindi ogni progresso, così come nella storia ogni rivoluzione si è trasformata in un regime molto più violento, in una restaurazione molto più solida e violenta, ogni progresso, no? Scientifico, civile, eccetera, eccetera, prima o poi porta il potere a incassare. Che cosa? A incassare l'innocenza della tua anima, in qualche modo, che non è più in grado di agire nel libero arbitrio, cioè di scegliere liberamente bene e male, perché il progresso ti ha portato a una sorta di carriera, qualsivoglia carriera, e quindi tu tendenzialmente sarai portato verso la strada lastricata di buone intenzioni che porta all'inferno. Il trattenere vuol dire esattamente questo, è anche il trattenersi dal progredire, trattenersi dalla carriera, trattenersi dal benefit, trattenersi dal profittare. Tutto questo trattenersi in sostanza poi va a, diciamo, a smaterializzare la tua aspirazione, la tua attitudine, e senza che tu te ne accorga la rende spirituale. Ognuno di noi è spirituale suo malgrado, è spirituale nell'ascesi, nella mancanza, nel vulnus di qualcosa che fatalmente è il progresso, è l'accrescere, è il profittare. Quando tutto questo viene a mancare, per ventura, per ascesi, per caso, per progetto, allora si comincia a smaterializzare ogni tua aspirazione, ogni tua ambizione, e forse un barlume di spiritualità ti può consentire di trattenere tra le falangi qualche atomo di verità. E questo è quello che in teoria meritiamo, secondo me. Grazie, grazie Tommaso. Senti una cosa, secondo il tuo giudizio, c'è una vera resistenza qui in Italia? Dunque, noi italiani, siccome siamo ben indirizzati attraverso il luogo comune, attraverso i falsi miti, in un terreno molto scivoloso, che cosa siamo protesi a fare? A creare dei miti come quello della resistenza, delle statue di sale. Secondo me questo avviene, cioè oggi resistere è quanto mai necessario e attuale. Il problema è che noi abbiamo dato alla resistenza un certo tipo di valore,
un certo tipo di nome, un certo tipo di collocazione storica. La Resistenza è unicamente antifascista e quindi è unicamente partigiana, possibilmente rossa, possibilmente contro un regime di 70 anni fa. E quindi quando noi collochiamo il concetto di resistere in un evento storico preciso con determinati connotati, che poi pian piano noi ci allontaniamo da quell'evento perché gli anni passano, mutatis mutandis, le condizioni cambiano, ma se noi abbiamo tenuto fermo il concetto di resistenza a quell'evento, lo abbiamo trasformato in una statua di sale che non è più utile ad alludere a niente, a distruire, ad ammaestrare su nulla. Ecco perché quando magari 2 anni fa qualcuno parlava di resistenza rispetto a certe determinate pratiche di tipo medicale, soprattutto gli ambienti di sinistra disconoscevano questa, diciamo, nomea di resistenza. Perché? Perché gli ambienti di sinistra hanno fatto della resistenza la loro statua di sale e quindi guai a chi gliela va a sgretolare, no? Quindi la cristallizzazione del concetto di resistenza fa sì, e questo è naturalmente un portato del potere, fa sì che tu non possa più utilizzarla nell'attuale. Dice resistere, ma resistere a che cosa? Ai fascisti con i fucili in montagna, ma quello non c'è più. Allora, no, a quei poveretti dell'Ampi non resta altro che fare le manifestazioni con le bandierine, no? Che sono peggio i giovani dell'Ampi, perché almeno i vecchi dice, hanno partecipato a una Ma cosa e poi sono. lì lo fanno, i giovani lo fanno perché c'è la grappa. No, Ah, ecco, può darsi, può darsi. sto scherzando. Anzi. Cristallizzazione di un concetto come la resistenza lo ha praticamente annullato e ci rende impossibile applicarlo dove oggi servirebbe alla grande. Ok, senti, allora io osservo una cosa, che in realtà questi qui, no, che stanno procedendo, diciamo, a tabur battente, no, non si fermano, però allo stesso tempo sono costretti a osservare delle tempistiche, osservare delle regole. Ecco, questo per me è un loro bug, no? Perché comunque di fatto, fin tanto che loro sono costretti a osservare delle regole, possono essere anche semplicemente il fatto di far bollire questa rana, no? Invece di farla, vuol dire che comunque temono che se non è sufficientemente bollita potrebbero avere dei problemi. Hanno dei limiti. Secondo te questi limiti in questo momento sono ancora più manifesti fino a creare dei veri e propri problemi oppure invece stanno sopperendo? Dunque, se tu prendi la situazione italiana e puoi considerare limite, per esempio, che qualcuno ha preferito votare destra piuttosto che sinistra, ma io ti dico è semplicemente una questione di tempi, nel senso che avendo vinto la destra probabilmente c'è qualche margine di tempo in più perché bisogna dare l'illusione di un cambio di passo. Va bene, questo è banale dirlo, ma insomma vale la pena ripeterlo. È nel grande che noi dobbiamo guardare, cioè nella scatola grande e universale, secondo me, che noi dobbiamo guardare. Da una parte dobbiamo guardare il fatto che loro, voglio dire, c'è nelle loro tappe anche la casella attendi un turno. Voglio dire, quando tu stai vincendo al Monopoli, se ti capita la casella aspetta un turno, non cade, non crolla il mondo, tu hai sempre le tue vicolo, come si chiama, nel Parco delle Vittorie, c'hai sempre gli alberghi e sai che prima o poi gli altri passeranno e tu li stangherai. Cioè, tu sai che il gioco lì andrà nel momento in cui si è superato il punto critico. Qui il punto critico si è superato, sarebbe assurdo pensare che non hanno ancora superato il punto critico, e lo vedi dal fatto che la società è completamente aderente al diktat del momento, per cui ogni tentativo di dissenso è stato incanalato diciamo, in un'aderenza che è complicità, colpevole. E questo non solo ai livelli più alti, perché saremmo ipocriti, no? Allora, secondo me è completamente saltata lì qualsiasi forma di intermediazione. Io probabilmente l'avrò già detto qui da te. Ma non solamente l'intermediazione costituzionale, e lo abbiamo visto recentemente, non solamente l'intermediazione istituzionale che riguarda ogni livello oramai della politica, ma anche l'intermediazione professionale, l'intermediazione intellettuale, l'intermediazione artistica.
statistica è completamente saltata perché nel gioco destra-sinistra sono stati portati tutti ad agire su quel gioco, e quindi in qualche modo, esattamente come informazione e controinformazione agiscono nello stesso campo, così destra e sinistra, intellettuali di destra e di sinistra, agiscono esattamente nello stesso campo, e quindi naturalmente hanno traghettato tutti in quella palude di finta divisione. Per cui è chiaro che il livello, il punto critico è stato già toccato. Secondo me chi ha un pochino più di fantasia e di creatività deve già pensare che loro hanno vinto la partita del Monopoli. Ecco perché in qualche modo la cosa più salutare forse è quella di dire: ok, rinuncio a giocare le ultime mani di questa partita e mi faccio trovare altrove quando la partita sarà vinta. Io non credo che realisticamente ci possano essere delle altre soluzioni all'esito del Monopoli. Cioè, loro hanno già tutte le carte in tavola, sono già tutte in mano loro, hanno già gli alberghi piazzati, e questi alberghi potrebbero un giorno essere delle case nelle quali rinchiudere forzatamente, diciamo, gente che non la pensa come loro. Tutto è già stato predisposto e si vede che sta andando lì a passi giganteschi, ma lo vedi anche nelle piccole cose. Io, per esempio, ho dei colleghi, ogni tanto dalla campagna, diciamo, mi rimischio ai miei amici cari. Tu stai facendo delle analogie con il Monopoli quando parli di alberghi, ovviamente. Sì, con il Monopoli, perché è un gioco che a me piace. E per esempio, adesso tutti i miei colleghi, gli amici, molti comprano l'auto, prendono l'auto a noleggio, dicono: la pago con un mutuo, dopo 4 anni la ricambio. A Milano tu non puoi più andare dove andavi prima, perché con le zone, se tu c'hai una macchina di 3, 4, 5 anni fa, non ti puoi più muovere per la tua città, ok? Quindi già da queste piccole cose tu non avrai più la tua auto di proprietà, ma ti dicono: la cambi ogni 4 anni. Quindi è chiaro che ci si sta spostando dal mondo della proprietà al mondo dei servizi, e come noi ben sappiamo, i servizi poi saranno, diciamo, condizionati. Va bene, ma c'è qualcosa di più che io sto notando. Per esempio, in qualche luogo dove magari svolgo il mio mestiere, sono stati sostituiti tutti i cartelli dove prima c'erano questioni di sicurezza e di sanità, chiamiamole così, sono stati tutti sostituiti con questioni di sostenibilità. Ma la cosa che mi impressiona è che mi chiedo: ma scusate, ma da quando in qua l'essere umano, in una qualsiasi istituzione, che sia teatrale, che sia le poste, che deve trovarsi in faccia dei cartelli che ti dicono: una volta ti dicevano lavati le mani, adesso ti dicono chiudi la luce, chiudi la porta, abbassa la temperatura. Cioè, questa cosa qui mi ha fatto veramente venire in mente di come ci sia una nuova sovietizzazione. Cioè, una nuova, loro devono riistruire la popolazione in tempi molto rapidi, perché il paradigma vogliono farlo cambiare in tempi rapidi, quindi stanno istruendo, come se fossimo degli allievi di terza elementare, il popolo con dei cartelli. Ma da quando in qua? Ovviamente la strada è stata spianata quando c'era un problema più sentito, cogente, la salvezza della vita. Adesso c'è la salvezza del costo dell'energia, per cui ti dicono: chiudi la porta, abbassa la luce, non stare con la temperatura troppo alta, come se fossimo dei cretini che non sanno più badare a se stessi. C'è una nuova sovietizzazione della società. Da qui dobbiamo badare, perché la Cina è molto vicina. Il comunismo non è mai morto, non è mai morto. Ha trovato il suo giusto compromesso vitale in Cina, e tutto quello che la democrazia non può più fare oggi, perché la democrazia è una struttura troppo limitata per arrivare al congiungimento nel New World Order del vero potere, che finalmente prenderà parola direttamente. Tutto quello che non può fare la democrazia lo farà il modello cinese. Ecco perché la sovietizzazione. Ti istruiscono con dei cartelli, perché tu non hai più il tuo libero arbitrio, la tua libera coscienza, e se ce l'hai lo devi spegnere pensando che devi abbassare la temperatura, devi mettere
il fazzoletto davanti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo vuol dire che non, loro con i loro cartelli non sono più davanti a uomini, ma stanno parlando a noi come referenti di un mondo diverso che io è quello che ho chiamato il mondo delle cose. Cioè il mondo dove non più dei signori saranno latori di un potere, ma il potere sarà così perverso e persecutorio che l'interfaccia di questo potere sarà la cosa, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la visione aumentata, virtuale, perché nessun uomo ha più il coraggio di mettere la faccia in quello che il potere dovrà fare in futuro. Grazie, grazie Tommaso. Io ho notato anche una sorta di test che loro fanno, no? Perché mettono in atto anche dei diktat, no? Che sono assolutamente irrazionali, anche per chi si è fatto la quinta e anella la sesta, sono assolutamente irrazionali, che però le persone, da buon italiano di fatto, no? Non dicano nulla, tanto poi di fatto non lo mettono in pratica, no? Quindi è un modo per comunque poi alla fine far accettare delle cose, anche se si sa, il governo sa che poi nessuno le farà, però comunque intanto è un assenso che viene dato, da lì ce ne saranno degli altri. Io ti voglio fare una domanda, Tommaso, visto che comunque tu hai spiegato così bene la dissonanza cognitiva, anzi in realtà tu sei stato quello che me l'ha fatta capire meglio la dissonanza cognitiva, no? Allora, assistendo al consigliere di Lula, è Mario 40 in quel video documentario che è naturalmente decisivo, del mio amico Mario 40. Sì, è molto bravo, trovo che sia molto molto bravo, e voi due eravate veramente molto complementari, lui molto più, c'eravate un maschile e un femminile molto molto efficaci insieme, secondo me, no? Lui è imponente, un po' nei toni, però comunque alla fine poi in certi casi deve essere categorico, comunque anche a me piace tantissimo, e tanto non lo sento 40, comunque poi mi dirai... Slacciando da certe cose, no? Perché anche lui si sta slacciando da certe cose. Cresce, si slaccia, non progredisce. Esatto, esatto. Guarda, ho fatto un commento, ora che ci penso, qualche giorno fa su un post, così, ma era più per ridere che per altro. Che penso ci fosse anche Dario Morandi, che ci sta seguendo, ti saluta, ha preparato una domanda per te, dopo Ilaria ce la passa. Allora, assistendo sempre in relazione in argomento di dissonanza cognitiva, no? Che è un modo per far incretinire le persone qualora ce ne fosse bisogno, abbiamo visto il consigliere di Lula che fa questa sua grande passerella, questa sua grande entrata, ovviamente entra, inizia insomma a sculettare, e di maschio non c'era praticamente nulla, no? Entra una fatina, insomma va, poi si avvicina al suo fidanzato, una sbiascicata davanti a tutti, così, no? Questa è stata la passerella di presentazione del consigliere di Lula, no? Allora, secondo me è troppo banale pensare che stiano sfacciatamente, no? Sfacciatamente spingendo o proponendo l'omosessualità. Attenzione, io non sto parlando e non sarò mai contro l'omosessualità. Trovo che siccome io sono eterosessuale non è che mi metta a fare il cretino davanti a tutti, mi metta a fare insomma le smaialate perché devo manifestare la mia eterosessualità. Non credo che sia uno sfoggio totalmente di cui nessuno sente la necessità, eh? C'era un grandissimo regista di cui non farò mai il nome che disse in situazioni private: beati, belli tempi che furono quando certe cose si facevano di nascosto. Ma in realtà noi sappiamo tutti quei registi che erano dichiaratamente omosessuali, forse parla proprio di questo, ma hanno mai dato fastidio a qualcuno? Ma Freddie Mercury ha mai dato fastidio a qualcuno? Ma Ricky Martin? Ricky Martin magari no, so chi era l'altro, ce ne sono stati tantissimi, no? Che hanno goduto la loro espressione sessuale basata nel discorso, l'ostentazione, va bene. Infatti la domanda ti voglio fare un'altra, no? Io non credo che questa proposta, questo proporre, questa omosessualità sia soltanto finalizzata al fatto di indurre un sistema sessuale che poi non produce figli per non prolificare. Ecco, non penso sia solo questo. Cosa c'è dietro, secondo te? Cosa c'è dietro? Tutto il peggio che si possa immaginare c'è dietro. Dunque, sicuramente c'è anche questo, perché quando loro dichiarano che devono arrivare
al depopolamento lo fanno anche con queste pratiche, ma ovviamente questo può essere una cosa marginale che possono ottenere con ben altro, quindi figuriamoci. Esatto. Che cosa c'è di profondo, di profondissimo? È anche strano doverlo verbalizzare, perché poi io queste cose me le tengo per me oppure ne parlo ai miei stretti amici, ma ovviamente c'è una battaglia in corso, che è una battaglia spirituale e che non può non giocarsi con la, diciamo, complicità e contro la natura. Allora, se la natura è il ponte che il creatore ha usato per, diciamo, dialogare e permettere la vita delle sue creature, in questo rapporto fra l'uomo e Dio, che è un rapporto che ovviamente io sento molto e che è molto maturato in me, e parallelamente allo slacciamento dalle necessità di progredire, cioè quando al posto del progresso tu crei in te stesso invece dei buchi, delle voragini, allora lì finalmente si va ad instaurare un rapporto che ti porta direttamente verso l'anticamera del metafisico, verso ai piedi di Dio, no? Ma questo non perché io sia qualcuno, proprio perché è nessuno che può accedere alla maestà di Dio. Sono i piccoli che accedono alla maestà di Dio. E quindi diciamo che, a mio avviso, c'è un discorso molto profondo, quasi indicibile, perché se io mi mettessi a dirlo in piazza mi prenderebbero per matto, ma fondamentalmente c'è la volontà, questa volontà immanente non alla natura ma al progresso dell'uomo, e quindi volontà che deriva dal principe del mondo, cioè da chi muove i fili del male nel mondo e che usa noi come complici, le nostre ambizioni come complici del suo disegno, che è quello di invertire la natura, di scimmiottare la natura. Satana non è altro che la scimmia di Dio, cioè colui che scimmiotta e quindi usa, invertendo, tutto ciò che Dio ha usato per la creazione. Se Dio usa la creazione per l'uomo, e quindi uomo e donna, possibilmente, no, nella vita, in una vita sacramentata, per cui la famiglia umana diventa una sorta di sacra famiglia in piccolo, Satana scimmiotta questo e quindi crea l'antifamiglia, esattamente come nella politica, attraverso il poder, sta creando l'anticristo, cioè questo soggetto, uno Dio di cui parla di Bernardo, l'ex maestro d'Oriente della massoneria, ok, ne parla lui, non io, dice: noi arriveremo all'uno Dio, cioè nella società senza Dio loro arrivano ad un uno solo che dovrà governare tutto il mondo, e questo uno sarà il loro Dio, che è un Dio che ha come, diciamo, terreno sacrale la conoscenza. E non è un caso che anche tutto questo mondo, diciamo, del transgender fluido è un mondo sinistrorso, democratico, che usa come catapulta la conoscenza. Una delle cose da cui bisogna cominciare a slacciarsi è la conoscenza. La conoscenza come strumento di scimmiottamento dell'intuito. La conoscenza è la brutta copia del sentire. Conoscere è la brutta copia del sentire, perché il conoscere è fatto di step che si cristallizzano e quindi devono essere sempre superati da altra conoscenza. Il sentire non prevede degli step, prevede un lievito, che è un meccanismo molto diverso. E allora, quando tu ti poggi sul sentire e sul far lievitare questo sentire, anche se tu fossi omosessuale, come alcuni miei amici mi hanno detto, diresti: guarda, questo tempo sta usando il mio orientamento o il mio sentirmi in un certo modo per
pubblicizzare un tipo di umanità che vuole essere protesa solo a questo. Io ti assicuro che ho avuto amici che mi hanno detto così, amici che si sono sentiti mentalizzati, perché quando una persona si poggia sul sentire e non sulla conoscenza democratica, capisce bene quando anche la sua sensibilità viene strumentalizzata. Oggi Letta, con il suo viva le devianze, che non si capisce che cosa voglia dire se non viva le cose peggiori che saranno messe in vetrina per defalcare l'uomo, l'umanità, ecco, oggi questa è la dimostrazione più evidente di come le nostre piccole incongruenze, le nostre dissonanze, che sono dovute ovviamente ad una società che è completamente priva di centralità. Quindi prima ci tolgono la centralità. Quando noi ci sentiamo disorientati, ci dicono: bello il tuo disorientamento, facciamone un nuovo paradigma umano. E naturalmente questo servirà ad inzuppare i singoli esseri umani nell'oceano Atlantico. Nessuno potrebbe saper nuotare in mezzo all'oceano per più di 10 minuti, ok? E questo naturalmente fa sì che noi tendenzialmente, arrivando lì, saremo pronti ad affondare tutti quanti. Se tu a una madre chiedessi: dove vorresti far nuotare tuo figlio? Nella costiera adriatica o nell'oceano Atlantico? Ovviamente a Porto Recanati, perché ho un appiglio, ho uno scoglio, ho i braccioli, posso muovere i primi passi in sicurezza. Loro ci stanno tuffando esattamente in mezzo all'oceano, senza punti di riferimento, neanche di genere, cioè neanche di natura. Figuriamoci di Dio. Sostanzialmente vogliono abolire Dio non affrontandolo direttamente, ma inquinando la natura che porta a Dio. Grazie, grazie Tommaso. Allora io tiro su la nostra Ilaria, che ha preparato per noi, anzi per te, eccola qua, ecco il tesoro, delle domande che ti sta per dire. Prego il tesoro. Ciao, buonasera a tutti di nuovo. Allora, partiamo. Faccio subito quella di Dario. Ciao Tommaso, se tu avessi un bacino infinito di risorse economiche, cosa non faresti più rispetto alla vita che hai adesso e cosa invece continueresti a fare? Un caro abbraccio, ciao Luca. Ciao Dario. Ma dunque, io non ho avuto mai delle pratiche economiche particolarmente strabilianti. Primo, non ho avuto mai grandissime disponibilità. Poi ho sempre fatto sì che quelle disponibilità economiche fossero strumentali alla vita che volevo io, non alla possibilità in sé che quella disponibilità economica mi dava. Quindi non ho mai reso la mia vita strumentale alla disponibilità economica. Dopodiché, fortunatamente, ho capito anche che diciamo, impostare la vita nell'avere disponibilità economiche anche eccessive poteva non essere conveniente. Oggi sicuramente non lo è, nel senso che magari dico una cosa di cui tu non sei d'accordo, ma mi chiedo se avere oggi delle grandi possibilità economiche che magari non rispecchiano più il tuo lavoro o il tuo sentire non possa portare a non capire quello che arriverà. Paradossalmente, secondo me, sta capendo molto prima e molto di più ciò che si sta preparando chi non ha grandi possibilità, perché nell'economia, esattamente come un vecchio che ha 80 anni deve economizzare i propri mezzi e quindi difficilmente farà cose spropositate, sproporzionate rispetto a un giovane che invece può agire d'impulso, chi non ha grandissime possibilità economiche probabilmente si attiene a quello che è possibile. Per quanto riguarda me, l'unica cosa che vorrei oggi, con le mie possibilità economiche, è quasi riuscire a ottenere l'invisibilità, non con una vernice invisibile, ma attraverso uno slacciamento che io mi rendo conto attualmente sta avvenendo anche con un mio
apporto economico, no? È evidente questo. Quindi fare sì che questa disponibilità economica sia sempre e solo strumentale, solo e sempre strumentale, perché quando non è più strumentale, tu diventi il suo strumento. Non so se ti ho risposto, Dario. Allora, poi sentiamo Dario cosa ci dice nella sua risposta. Prego, Ilaria, tesoro, intanto grazie Tommaso. Allora, Massimo chiede, buonasera a tutti, Luca e Tommaso. Non credete che la schiavitù non si risolverà finché non la si smetterà di dipendere dai propri idoli, chiunque essi siano, maestri, politici, dottori, guru, eccetera? E certo, l'idolatria è uno dei peccati capitali più gravi, quindi, ma anche l'idolatria di se stessi, questo vedo più Luca, anche l'idolatria di se stessi, l'idolatria di un'idea, quando un'idea idolo, lo abbiamo visto nelle epoche passate, nelle epoche delle ideologie che imperavano, era strumentale all'ideologia e vaniva l'umanità nel mare dell'ideologia. Quindi certamente è qualcosa che impedisce, non a caso Dio dice non farti idoli di me, no? Non farti idoli, perché l'idolo è già qualcosa che inibisce il rapporto tra te e il mistero, cioè un qualcosa di prefissato che tra l'altro appartiene al buon senso comune, e quindi laddove c'è il buon senso comune difficilmente c'è si è disposti a capire il mistero. Il mistero è qualcosa che si affronta con coraggio, che può comportare il martirio, che comporta il comprendere cos'è la sofferenza, qual è il ruolo della sofferenza e come la sofferenza entra in gioco la salvezza del mondo. Tanto è vero che questi anni hanno lavorato sul fatto che non soffrirai più, uguale ti salvo. No. Scusami Tommaso, aspetta, Ilaria, sento solo male io o si sente un po' male? No, sento male anch'io, sì, sento male Ecco, anch'io. c'è un leggero disturbo, cioè più che altro c'è un po' di rendering. Se vuoi chiudere qualcosa nel tuo computer, forse è quello, sei col cellulare? Tornando il cellulare. Ok, prova a ripetere quello che hai detto, perché era molto interessante, però veramente si sentiva a tratti. Vediamo se aggiungendo i dati è più veloce. Non lo so, mi sentite meglio ora? Sì, adesso sì. Ok, io naturalmente non ricordo più quel che dicevo, però l'improvvisazione ha sempre un valore preponderante. Dunque, mai farsi idoli, neanche delle proprie idee, neanche di idee che si sono ritenute giuste nella propria vita. Parlavamo prima della resistenza, no? La resistenza, concetto giusto, se tu lo cristallizzi, lo fai diventare idolo, diventa una statua di sale. Quindi, in qualche modo l'idolo è comunque, ha passato il vaglio del buon senso comune, ha passato il vaglio del luogo comune e è stato istituzionalizzato l'idolo. E quindi in qualche modo è un ostacolo tra te e il mistero. Il mistero ha bisogno. Non a caso Moro viene ucciso martire, perché il mistero della verità ha bisogno più di coraggio e di, in qualche modo, di sofferenza, non di l'essere proni all'idolatria. Non è un caso il fatto che questi anni abbiano veramente abolito la sofferenza, no? Per decreto hanno voluto abolire la sofferenza, ma la sofferenza, il grande insegnamento della mistica ci insegna che certe persone hanno aperto la porta a Dio attraverso la sofferenza, hanno aperto la porta alla salvezza e alla redenzione, Cristo in Cristo, attraverso la sofferenza. Lo Stato per decreto ha voluto abolire la sofferenza, ma guarda caso ci ha presentato il conto. Non vuoi soffrire? Devi aderire alla mia pratica. E naturalmente la pratica prima o poi arriverà al bollo finale, al marchio finale. Quindi, in fondo, il marchio finale è l'idolo. Il Grazie. marchio che siamo stesi è proprio l'idolo. Grazie.
Certo che l'idolo va allontanato con coraggio, perché non ti permetteranno di allontanarlo. Grazie, grazie Tommaso. Tranquilla. Allora, Silvia, perché oggi la taratura dei politici è molto scarsa? Non si dovrebbe migliorare col tempo? Oh. Non è vino, anzi è aceto, è quel vino che diventa aceto col tempo, quindi penso che il tempo, guarda, io la mia idea, che ovviamente è legata anche e esplicitata anche nel film, che quindi invito questa ragazza a guardare, di statisti c'era bisogno nel dopoguerra, cioè gli statisti erano necessari del dopoguerra, io questo cerco di spiegarlo anche alle scuole, quindi è un concetto storico, non è una mia opinione. Di statisti c'era necessità nell'Italia del dopoguerra perché sostanzialmente dovevano uscire una frattura che nessuno conosce, non palese, cioè tra l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia, la Repubblica Democratica, la sovranità appartiene al popolo e quindi far sì che le istanze di questo popolo avessero comunque un loro rilievo nella politica, e la realpolitik, la situazione di fatto, cioè l'Italia esce a pezzi dalla seconda guerra mondiale, esce sconfitta, sì che si implicita, cioè senza patteggiamenti, senza considerare che siamo passati nel 43 dall'altra parte. L'alleato non l'ha mai considerato questo, nei trattati di Parigi del 47 non c'è questa considerazione. L'Italia esce completamente sconfitta, esce sotto il controllo anglo-americano, di cui siamo tuttora soggetti, per cui hanno dovuto uccidere Moro e con Mani Pulite hanno dovuto far fuori un'intera classe dirigente di politici veri, perché a un certo punto o si tentava una via italiana che avesse ricucito la frattura tra l'essere una colonia e l'avere un articolo 1 che invece dice che siamo sovrani. Gli statisti di quel tempo tentarono di ricucire questo. Moro muore sostanzialmente perché lui tenta di ricucire questa frattura, di dare un atomo di verità alla storia della Repubblica Italiana. Non gli fu consentito, va bene? Da quando Moro viene lasciato nell'Areno 4 in una macchia di sangue, quella frattura aprirà ancora di più. Per cui non ci sarà più bisogno di politici veri. Craxi sarà portato ad Hammamet in compromesso, tutti gli altri saranno sbaragliati, fatti fuori, dalla montagna del Saprone arriveranno, scenderanno i barzellettieri, perché non c'è più bisogno di politica, perché la frattura è insanabile oramai, quindi i politici devono intrattenere, non possono più intrattenere il male, devono intrattenere il pubblico. Non è un caso che Berlusconi sia stato un grande politico di questo tempo, perché è un grande intrattenitore. Non è un caso che, non lo so, sia, voglio dire, Salvini, Bossi, ma chi è Bossi? È stato un intrattenitore colorito. Capisci? Voglio dire, ci sono in quei luoghi certi avanzi di, non so se si può dire avanzi di galera o che non hanno alcuna spiegazione logica, la loro presenza non avrebbe alcuna spiegazione logica in certi luoghi, se non quello che si intrattiene come nel cabaret, pinne, barzellette e lazzi mali. Quindi il miglioramento della classe politica non potrà, non ha scopo. Grazie, grazie Tommaso. L'ultima domanda, vai Ilaria. Allora, vediamo. Sempre Silvia ti chiede, il potere anglosassone ha colpito violentemente l'Italia per la sua posizione geografica? Temono un ritorno del vecchio impero romano? No, io guarda, voglio dire una cosa politicamente, il potere anglosassone è un potere legittimamente esercitato su noi. Legittimamente secondo, cioè, le regole che sono scritte nei trattati, no? Legittimamente, perché noi siamo degli sconfitti in guerra, quindi ci siamo cullati in una dissonanza istituzionale, istitutiva dell'Italia, che
che ci vede sovrani, laddove sovrani non siamo mai stati. E quindi gli anglosassoni, semplicemente, come ci dice anche Signorile, noi nel nostro film documentario abbiamo una testimonianza molto ricca di dettagli dell'onorevole Claudio Signorile, il quale vuota veramente quello che è successo. Sì, è un po' un sassolino che si è tolto, mi è sembrato l'aver capito. Ha fatto delle dichiarazioni onorevoli, la persona che a un certo punto ha voluto dire. Quindi tra le cose che dice c'è sicuramente questo, che il fatto che la Gran Bretagna ha sempre considerato l'Italia come lo scendiletto verso il Mediterraneo, no? Noi, essendo una parte determinante del Mediterraneo, ovviamente dobbiamo essere tenuti in stretta sorveglianza dal mondo anglosassone. E quindi il nostro destino, che abbiamo perso con il sangue della prima e seconda guerra mondiale, non potrà che essere riconquistato con il sangue, anche se non ce ne sono assolutamente i prodromi, perché oggi lo riconquisti con che cosa? Con la finzione virtuale. Nessuno sarebbe più disponibile a nessun tipo di battaglia. Anche se il sangue torna sempre, perché per altre vie, diciamo, il sacrificio del sangue torna. Non vi sto a dire quali vie, ma voi l'avete intuito. Ecco, grazie mille. Allora, scusami, passo all'ultimo commento di Dario, che ho visto assolutamente sì e ho apprezzato tanto, grazie. Freke Anthony diceva che è difficile essere intelligente in Italia. Tu farai una fatica erculea, non sono ironico. Ok. No, allora, l'ho letto malissimo, hai capito cosa hai detto, insomma, che una persona intelligente in Italia fa fatica, ecco, ovviamente. Meglio, assolutamente. No, ma io voglio dire un'ultima cosa, che l'intelligenza e il pensiero ce l'abbiamo tutti, solo che appunto il pensiero è un binario. C'è da una parte un'intelligenza creativa, dall'altra c'è il coraggio. Perché se tu non, il tuo pensiero non procede a binario, con un'intelligenza creativa e con il coraggio, se tu non hai il coraggio, quell'intelligenza creativa ti porta nel pantano del luogo comune, perché è un luogo molto comodo. Quindi ci vuole assolutamente coraggio, e in fondo anche ad aver coraggio ci vuole poco, basta farsi dello scopo finale. Noi abbiamo perso il coraggio perché abbiamo perso la meta, purtroppo. Questo è un tempo in cui ti hanno tolto la meta e poi ti stanno spogliando fino alle mutande, perché tu non hai più la meta e quindi ti lascerai far tutto. Quindi il mio augurio è sempre quello, io lo faccio ai ragazzi quando facciamo le proiezioni, sono veramente sorpreso di questo, perché trovo che gli adolescenti veramente capiscono. Noi facciamo un dibattito che dura alla fine un'ora e mezzo con gli adolescenti a bocca, e perché capisco che al netto del luogo comune a cui sono poveretti soggetti, sarebbero veramente potentemente recettivi di qualsiasi minimo sentore e sentire intelligente, creativo, coraggioso. In realtà loro sono molto più coraggiosi di quello che non sembrano. Solo che mentre negli anni 80 li abbiamo seccati con l'eroina, oggi li secchiamo con... esattamente, non solo, purtroppo. Tommaso, grazie di cuore, veramente sempre preziosissimo il tuo intervento, il tuo punto di vista, grazie Ilaria. Improvvisare. Come? Tutto improvvisato, bisogna improvvisare, non preparare nulla, neanche i discorsi, neanche i ragionamenti, lasciarsi ispirare dalla meta. Se si vuole dar vita, dar voce ai sentimenti, bisogna improvvisare, altrimenti se no diventa narrativa, che è completamente diverso. Ilaria, grazie di cuore per la tua simpatia, per i commenti, per tutto, grazie alle persone che hanno condiviso, le persone che hanno messo like, le persone che hanno verificato, controllato la loro iscrizione sui nostri canali. Tommaso, grazie di cuore, noi ci vediamo, mi auguro al più presto per una nuova live. Mi troverete in campagna, mi troverete tra gli orti, perché la natura, se non inquinata dal cattivo senso, dalle scimmiottature che se ne dà,
la natura veramente può far fiorire anche i pensieri, non fa fiorire solo i cavoli, le zucchine, ma può far fiorire dei pensieri un pochino più puliti. Grazie, grazie di cuore, Ila, Tommaso, grazie. E ci vediamo domani mattina grazie. Per una live con Monica Clementi. Buon proseguimento di serata, ragazzi. Ciao. 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 We'll be right back.